Neolitico. Il Neolitico è l'ultima fase della preistoria. Si colloca tra l'8000 a.C. e il 3000 2500 a.C., la data in cui gli storici collocano la comparsa della scrittura sulla base di testimonianze archeologiche, la comparsa della scrittura in Mesopotamia. Ciò significa che se in altre aree della Terra la scrittura compare più tardi, necessariamente il Neolitico è una fase più lunga. Cioè, mentre il Neolitico si conclude nel 3000 a.C., nelle aree in cui compare la scrittura, cioè nella Mesopotamia, in altre aree, in altre zone invece si protrae più a lungo, per esempio nell'Europa occidentale. Perché si chiama Neolitico? Perché in questa fase assistiamo a un perfezionamento della tecnologia della lavorazione della pietra, che non è semplicemente scheggiata, ma viene levigata. Levigata e manipolata in maniera più duttile per la costruzione di strumenti destinati a usi diversi. Per esempio, in alto vediamo due immagini che riproducono una falce, un falcetto e una sega. Come erano composti questi utensili? C'era una armatura in selce, questa qui, montata su un manico di legno. La stessa cosa possiamo vedere, stesso fenomeno, la tecnica è raffigurata qui. Una lamella di selce, quindi levigata, per formare una sega, per dare vita, per costruire una sega. Ovviamente questi erano utensili destinati a, per esempio, la falce all'agricoltura. C'erano poi punte di freccia, anche in questo caso, anch'esse levigate e utilizzate appunto per la caccia. Quindi, età della Quali pietra, sono i nuova in progressi, i quanto cambiamenti più levigata. importanti che si verificarono in questa fase? Dalle immagini è chiarissimo, da una parte, l'introduzione, la nascita dell'agricoltura, dall'altra e parallelamente a questa novità, la formazione dei primi nuclei abitativi stanziali. Dove hanno avuto inizio questi processi di radicale cambiamento? Questi processi di radicale cambiamento, cioè l'invenzione agricoltura, l'introduzione più che invenzione agricoltura e la formazione di nuclei abitativi stabili, stanziali, si registra per la prima volta in un'area compresa tra il Mar Mediterraneo e il Golfo Persico, tra l'Egitto, l'attuale Iraq, che va sotto il nome di Mezzaluna Fertile. Perché Mezzaluna? Perché, come vediamo dalle immagini, in particolare queste immagini da satellite, quest'area forma appunto una sorta di arco o mezzaluna. Perché fertile? La risposta è molto semplice, perché qui abbiamo almeno tre corsi d'acqua molto importanti per la storia dell'umanità. E alla presenza di corsi d'acqua è legata necessariamente l'agricoltura, la coltivazione. Vedremo poi meglio proprio perché proprio qui si sono verificati questi due importanti e significativi progressi. Partiamo dall'agricoltura. Come si passa dalla raccolta di frutti e di piante che crescono spontaneamente, come avviene nel Paleolitico, alla coltivazione? In una parola, come è nata l'agricoltura? Gli uomini, abituati alla raccolta, capirono a un certo punto che potevano costringere, per così dire, le piante a crescere dove volevano loro, cioè capirono gradualmente che c'era un nesso fondamentale tra il seme e la pianta, che una volta piantato il seme nella terra, la pianta poteva essere coltivata in un luogo prescelto e in quantità prescelte, quindi poteva essere domesticata. Tutto questo ebbe inizio appunto nel Medio Oriente, nella Valle dell'Indo, e cioè nella Mezzaluna Fertile. Bisogna ribadire che l'agricoltura non fu un evento
che si verificò in un dato momento storico, non nacque da un giorno all'altro e nemmeno coinvolse allo stesso modo nel medesimo tempo tutte le regioni abitate. In alcune parti si verificò prima, in altre più avanti. Quali sono le conseguenze della graduale introduzione all'agricoltura? Queste due immagini sono significative per capire quali sono le conseguenze dell'introduzione all'agricoltura. Nella prima, a sinistra, noi abbiamo una classica scena di vita nel Paleolitico. Gli uomini sono dediti alla caccia, le donne e i bambini alla raccolta, le donne alla cura dei figli. Gli uomini abitano in dimore provvisorie che poi abbandoneranno, in questo caso le grotte, e il loro, diciamo così, la comunità è piuttosto ristretta. Se invece guardiamo all'altra immagine, noi troviamo sostanziali cambiamenti. Innanzitutto l'agricoltura determina il passaggio dal nomadismo al sedentarismo. Laddove l'agricoltura poté svilupparsi, gli uomini abbandonarono il nomadismo e diventarono sedentari. Anche qui il passaggio fu molto graduale. L'altro aspetto interessante è che la comunità del Paleolitico è molto semplice, non è gerarchica, non è strutturata, ed è la suddivisione sociale corrisponde alla suddivisione delle attività. Gli uomini dediti alla caccia o alla pesca, più alla caccia che alla pesca nel Paleolitico, le donne dedite alla cura della famiglia o alla raccolta. Non c'è cioè una suddivisione più complessa, che invece si afferma, è una caratteristica del Neolitico, come vediamo sempre nell'immagine a destra. Qui vediamo uomini che non sono dediti unicamente all'agricoltura, ma fanno anche altre attività. Perché? Perché l'agricoltura, che consente di produrre cibo e quindi di garantire una disponibilità di cibo per lungo tempo, cibo che può essere utilizzato anche da chi non coltiva la terra, libera delle risorse umane. Cioè, ci sono persone che possono liberarsi dalla necessità di lavorare la terra e si possono specializzare in attività diverse. Quali erano queste attività diverse che non c'erano nel Neolitico? Qui le vediamo rappresentate. Questo complesso di attività diverse, alternative ma collegate all'agricoltura, questo complesso di attività diverse prende il nome di artigianato. Cioè l'insieme di tutte le attività legate alla produzione di beni e materiali che erano strettamente connesse alla conservazione dei cibi prodotti dall'agricoltura o alla realizzazione di strumenti per lavorare la terra. Quindi abbiamo alcuni, per esempio le zappe, ma anche le prime macine, e falcetti e seghe. L'agricoltura poneva l'esigenza di conservare i cibi. Come si conservavano i cibi prima dell'invenzione della ceramica, di cui qui abbiamo alcuni esempi, dei contenitori in ceramica? Si conservavano in contenitori di cuoio e di legno. Qual era il problema? Questi contenitori non erano impermeabili e quindi erano soggetti all'umidità, all'infiltrazione d'acqua, e provocavano il deterioramento del cibo. Con l'invenzione della ceramica si risolve questo problema. La ceramica è impermeabile e soprattutto è molto più duttile, può assumere forme diverse a seconda del contenuto che si intende inserire. Contemporaneamente, in questo periodo, si diffuse la figura del tessitore, che lavorava fibre di lino, come in questo caso, frutto dell'agricoltura, e la lana ottenuta dagli animali addomesticati. L'introduzione dell'agricoltura va di pari passo con la formazione dei primi nuclei abitativi stanziali, e anche questo fenomeno si verifica per la primissima volta nella mezzaluna fertile. Perché
I primi nuclei abitativi sono strutture molto più complesse rispetto alle abitazioni provvisorie dei primi uomini e formano appunto i cosiddetti villaggi che vediamo riprodotti nelle immagini. Che rapporto c'è tra l'agricoltura, l'introduzione dell'agricoltura e la formazione dei villaggi? Perché questi due processi sono strettamente collegati? Perché la coltivazione della terra comporta lo sfruttamento di un territorio per un lunghissimo arco di tempo e le risorse sono prodotte direttamente dall'uomo attraverso il lavoro dei campi. Non è necessario spostarsi per cercarle quando si esauriscono, come avveniva per la caccia e per la raccolta. Dunque, la nascita dell'agricoltura è strettamente associata alla sedentarizzazione dell'uomo, che portò alla creazione di nuove forme di insediamento, più complesse appunto perché stabili e legate ad attività diversificate. L'artigianato ne è un esempio. Così alle grotte, alle capanne dei periodi antecedenti subentrano agglomerati abitativi, cioè insieme di abitazioni, ordinati, fatti di solide costruzioni in pietra, non più di materiali provvisori come pelli e rami, intorno ai campi coltivati.